musica secondo me è una cosa, è un fattore d'amore, è come una, è come una donna che ami, è come una donna, se la ami ti corrisponderà amore, se la tratti come una puttana diventerà la pagherai e ti darà poco e quindi ti tradirà anche, perciò ciao Bavan, come stai? Bella. Bella a tutti, tutto bene, che raccontate raga? Ma è, ovviamente è un piacere essere qua con Bavan, anche perché è uno degli artisti che ho ascoltato tantissimo nella mia vita. Ma non lo ascolti più? No, beh, no, ovviamente si parla anche del presente. E niente, allora, quando ho deciso comunque di metterci un'intervista, la prima cosa che mi è venuta in mente è di farmi ispirare da Bob Marley, cioè nel senso Bob Marley per forza. E la canzone che c'avevo in playlist era Zimbabwe. Volevo chiederti innanzitutto, vabbè, qual è, anche se è difficile, la canzone che ti piace di più di Bob Marley? Bah, ce ne sono tante, ce ne sono tante sue, lo continuo ad ascoltare sempre, nonostante comunque sia uno dei primi chiaramente che ho ascoltato, il primo che ho ascoltato del genere. Forse Redemption Song, o Three Little Birds, o Who the Cupfit. Bellissimo. Quella forse Who the Cupfit è la mia preferita. Ok. E l'altra domanda è: cosa ha significato per te? Cioè nel senso proprio agli inizi, quanto ha influito, ecco, nella tua musica romana? All'inizio 100%, cioè nel senso che mi ispiravo, è stata una ricerca, ovviamente ero molto giovane e vuoto, un contenitore vuoto, quindi assorbivo tutto, ero appassionatissimo, innamorato lo sono tuttora della musica rap, ovviamente. Però allora era il periodo più di ricerca dove volevo sapere tutto e quindi dove mi informavo su tutto quello che era Marley, Rastafari e tutto quel mondo che gli girava attorno. E ha significato tutto, tuttora le parole di Bob Marley sono di conforto, di ispirazione per me, come penso per un sacco di persone del mondo, perché comunque era una persona estremamente ispirata e molti dei suoi speeching sono rimasti nella storia in quanto estremamente saggi. Ah, ultimamente guardando un po', cioè confrontandomi un po' anche con gli amici, gente che comunque vedo tutti i giorni, credo che, non so, sia aumentato purtroppo l'avvicinarsi al fascismo, neofascismo, chiamiamolo come vuoi, almeno questo dalle mie parti. Secondo te è una cosa che riusciremo prima o poi a togliere, a eliminare? Allora, ti confesso innanzitutto che non mi interesso assolutamente di quello che è la politica e la partitica in Italia da tanti anni, per vari motivi, uno dei quali principali sono rastafariano, quindi non mi occupo di quel tipo di governo, non sta a me mischiarmi in questo. Detto questo, penso che gli estremismi ci saranno sempre, e penso che sia una prerogativa dei giovani passare per degli estremismi per poi magari correggere la visione dei fatti con l'esperienza. Non guardo molto la TV e mi preoccupo di informarmi su quello che è l'andamento sì del mondo, ma non guardo il pop show che fanno in Italia sulla politica e non mi interessano questi politici che fanno autografi come i cantanti.
avanti, non partecipo a questo nemmeno come spettatore, okay. Non perdo il mio tempo in questo. Come sai, noi nel senso vorremmo in futuro dare una mano comunque per quello che possiamo fare a chi cerca di prendere appunto la strada della musica, no? E in questo caso, vabbè, rap, reggae, dancehall, cioè nel senso in generale, esatto. La prima domanda è se credi che ci sia anche se ognuno è un artista col suo nome, eccetera, eccetera, però se credi che ci sia una nuova mano in strada, cioè se c'è qualcuno che secondo te ha preso un attimo, ha seguito la tua strada e può in futuro comunque affermarsi come hai fatto tu, ecco. Ma allora, io penso che di cantanti talentuosi in Italia ce ne siano tanti. Come ti dicevo prima, non sono molto attento a quello che è la scena musicale italiana, in quanto seguo quella giamaicana e americana per quanto riguarda magari l'hip hop. Ci sono rapper italiani che mi piacciono, tra i giovani e anche tra i più stagionati, però non ti saprei dire adesso, onestamente. Cioè, non ti saprei dire. Okay. Soprattutto perché per quanto riguarda la reggae, non è uno dei periodi più belli. Purtroppo. Non è. Adesso magari è più il momento dell'hip hop o della trap, se vogliamo, piuttosto che magari altre sfumature di questi generi. Il dancehall e la reggae music adesso in Italia non stanno vivendo un momento di hype particolare. Penso che sia ciclica, sì, questa cosa. Quindi vedere adesso, dirti, c'è un giovane che può sfondare nella dancehall, ok, non te lo so dire, e a maggior ragione non te lo so dire perché adesso la dancehall non è uno dei generi che va per la maggiore, quindi sì. Sfondare nuovo in questo genere diventa un po' più complicato, chiaro, quando fai un genere che è più al vento in poppa. Ho ascoltato Soul Food, tra l'altro, secondo me è spettacolare, cioè proprio mi è piaciuto veramente tanto, e ho letto nel tuo libro che parli appunto della tua crescita di album in album, no? E in questo album qua ho proprio veramente troppa roba, troppissima roba. A livello tecnico, parlo. A livello tecnico, sì. Sì, beh, bravo, perché questa è una cosa che se ne parla poco della crescita tecnica di un artista in generale. Parliamo di me, sono contento che tu la menzioni, perché in realtà c'è tanto studio dietro. Continuo ad ascoltare sempre musica, a studiare, a tentare di innovare quello che è la tecnica di esporre le cose. Purtroppo, come succede a tutti i cantanti, molti ti ricordano di più per quelle 10-20 canzoni, nel mio caso, non notano magari l'evoluzione tecnica che c'è da un album all'altro. Anche il mazzo che uno si fa per arrivare. Certo, questo non è una cattiveria da parte del pubblico, secondo me è un fattore psicologico molto semplice. Se tu ascolti nel periodo più bello della tua vita, nelle serate più belle della tua vita, ascolti determinate musiche e questo cantante ha la fortuna e l'onore di fare da colonna sonora nella tua vita in quei momenti, tu te lo ricorderai per tutta la vita. Io, ringraziando Rastafari, ho la fortuna di aver fatto la colonna sonora di molti ragazzi. Sì. Di conseguenza è difficile cancellare quella colonna sonora, no, che per loro splende. Quindi io potrò fare probabilmente un sacco di pezzi, o faccio 1000 colonne sonore per altri 1000 anni, ma è difficile perché non sono immortale. Quindi le generazioni si ricorderanno sicuramente delle hit che uno fa, e perciò è difficile far notare quanto tu sei diventato più bravo rispetto al disco vecchio, perché comunque quelle sono indelebili, no? Mi fa piacere che qualcuno lo noti, perché questa è la realtà, è matematico, a livello tecnico io tento di evolverlo sempre, e a chi mi rifaccio? Mi rifaccio alla Jamaica. Oltretutto, visto che comunque l'hai messo in free download sul tuo sito internet. Ecco, questa è una scelta comunque che ovviamente approvo,
sembra che tu abbia voluto dire la musica ce la metto io e il resto pensateci voi, cioè sì. Pensate a divertirvi. Sì. Ed è una cosa che fanno in pochi ultimamente. Ma sì, perché comunque il mio pubblico non è conosciuto per essere un pubblico che magari proprio comprensivi, ecco. Molti lo scaricano, se lo scaricano. Okay. Non c'è problema, nel senso, quando avevo 15-16 anni, anche io se potevo, nel senso, tentavo di recuperare senza spendere soldi perché non ne avevo, quindi capisco. Sì, no. E ci sta. L'importante è che gli piaccia la mia musica, che la consumino e che stiano bene con la mia musica. Poi si sa anche un dato, penso che sia risaputo, i cantanti in Italia, a parte forse qualcuno che ha contratti con le major, quindi non stiamo parlando di urban vero e proprio, vivono più che altro di concerti. Io grazie a Dio sono fortunato da quel punto di vista, quindi ho un mio seguito e tutti gli anni riesco a fare comunque un bel tour. Poi secondo me quello che è una visione del progetto mixtape, quindi underground, quindi veloce, quindi cheap, perciò te lo regalo. Bellissimo. Usalo. All'interno di Soul Food appunto c'è Classici con il grande Bassi. Davide. Comunque il vostro rapporto che va avanti da tantissimo. Allora, ci conosciamo da tanto con Bassi, come hai detto non è novità, quindi è inutile stare a ridirlo all'infinito. Ci siamo conosciuti proprio, mi ha scoperto, diciamo, mi ha portato a fiorire. Lo dico sempre che in quel senso sì. È una figura paterna, no? In quel senso, che poi siamo più o meno coetanei, è un pelino più grande lui, ma non è che voglio dire, cioè, detto questo sì, siamo buoni amici, chiaro, lui comunque adesso ognuno ha i suoi impegni, non abitiamo più vicini, ci si vede molto meno, ci si sente magari più meno di prima sicuramente, però quando si può chiaramente si approfitta lì. O per una canzone assieme o per vedersi una cena, comunque fa sempre piacere, comunque va a essere uno di quelli che è una persona che comunque è un professionista anche dal punto di vista professionale, una persona che sempre continua ad andare avanti ed evolversi e quindi ha sempre la mia stima anche da quel punto di vista artistico. Quello personale chiaramente è brother, esatto. Starbucks. Ho letto che hai iniziato, se non erro, nell'86, il mio anno di nascita oltretutto, con il writing, giusto? Sì. È una passione che ti sei portato dietro? Ho dipinto per un po' di anni, all'inizio era quello che facevo, anche perché quando ho iniziato io a entrare in quello che era nelle discipline dell'hip hop, non c'era ancora internet, non esisteva ancora il rap italiano, non esisteva. Quando io ho iniziato a fare il DJ o a dipingere con le bombolette, ancora il rap in Italia fatto in italiano c'era forse Frankie e poi non c'era altro, credo che ancora poco nulla. Stai parlando di 30 anni fa. C'era sì, poca roba comunque e quindi non dal punto di vista musicale avevamo meno ispirazione nostrana. Invece il writing allora era quello che da New York e dall'Europa, dal nord Europa veniva fino in Italia e sì, io dipingevo, facevo i tag tour come un dannato sulle ferrovie nord di Milano. Scherzo, non sono stato io. Proprio grazie comunque all'esperienza che hai e tu, cioè nel senso, 30 anni di onorata carriera son veramente parecchi. Hai qualche consiglio che vorresti dare appunto a chi si avvicina alla musica, cioè chi comunque vorrebbe appunto diventare un artista professionista, ecco. Qualche nozione, qualche
Sì, ma sicuramente svegliarsi al mattino e mettersi sotto a lavorare, a produrre, e soprattutto studiare, perché è inutile mettersi a aprire il cofano della macchina e smontare tutto se non ci capisci un cazzo. Prima bisogna farsi una cultura e capire di quello che fai, in modo da farlo con cognizione di causa. Da lì poi, se Dio ti ha dato un talento, lo svilupperai. Okay. Se non te l'ha dato, poco male, nel senso, tu puoi fare lo stesso quello che vuoi nella tua vita, nessuno ti deve criticare perché tu metti i tuoi brani su YouTube. Se sei bravo, piacerai a molti, hai un dono, piacerai a tante persone. Se quel dono non ce l'hai, magari piacerai a meno persone, ma se sei contento di fare il tuo tempo e fare quelle cose, non è che tutti gli scultori devono diventare chissà chi. Si può fare a casa propria un po' quello che si vuole, no? Per chi vuole fare di questo un lavoro, prima di tutto deve porsi la domanda: amo questa cosa perché la voglio fare, o amo i soldi e con questa cosa li voglio fare? Okay. Perché se la risposta è la seconda, è meglio andare a fare è meglio andare a fare un altro lavoro, okay. Non è questo il mestiere. Allora, anche se so che comunque non sei uno che aspetta o sta fermo, cioè so che comunque sei uno che lavora tantissimo, cosa ti aspetti dal futuro? Mio? Sì. Ma serenità. Ok. Bavan, ti ringrazio per l'intervista, è stato fantastico. Grazie a voi, grazie a tutto il vostro pubblico, vi auguro di crescere. Tanto quello che voglio dire a voi e a tutto il pubblico che potrà vedere questa intervista è ricordarsi che non siamo quello che abbiamo, non siamo il lavoro che facciamo, non siamo la macchina che abbiamo, non siamo il conto in banca che abbiamo, siamo tutti uguali. Rastafari. Pausa un attimo. Sì, vai sì.